Amici di Picchio News, per questa puntata di storia ci troviamo all'interno di Palazzo Bonafede, è un palazzo storico del comune di Monte San Giusto, il comune del sorriso. E allora cerchiamo nel corso di questa puntata di regalarvi dei sorrisi portandovi alla scoperta di un museo molto particolare. A tema natalizio, seguiteci! Andrea Pistolesi. Siamo in questo museo dal 2013 come mostra permanente. Ci troviamo qui all'interno appunto di questa mostra sulle colline maceratesi, ma è quasi come essere a San Gregorio Armeno. Beh sì, San Gregorio è come il Vaticano, per noi presepisti quella via è magica. Allora, che ci sono qui dentro sono 12 dal 2013 ad oggi. Poi io ho una collezione che supera 4.000 statue dal 1700 fino ad oggi e anche 55 teche che purtroppo non sono esposte qui perché abbiamo dei locali terremotati. Questo presepe è la nostra terra, terra umbro-marchigiana che riproponiamo tutte le nostre cantine, stalle, cucine, camere, le vecchie salette di una volta. E c'è questa è la cura che faccio io, mi ci dedico giorno e notte. Racconta un periodo storico tra il 1930 e il 1950. Nel frattempo in questa sala si è abbassata la luce perché è un effetto che è stato richiesto direttamente da Andrea per poter parlare sia del giorno che della notte. Tutte le fasi del giorno, alba, giorno, tramonto e notte. Ecco, nella notte si possono ammirare bene tutti gli interni delle case e di giorno invece tutti i mestieri, dal falegname, al ferraio, alla donna che cuce, il frantoio, i bambini che giocano. Ecco, una cosa che mi è sempre piaciuto riprodurre i giochi che si facevano una volta. Siamo spostati all'interno di un'altra sala con Andrea, lì c'erano dei pastorelli di 30 cm, alle nostre spalle invece sono di 65 e hanno anche una particolarità, Andrea. Sì, da ammirare tutte le pastorelle, i pastori, la natività, negli occhi, sono occhi di cristallo. Questa è una natività che ce ne sono poche in Italia, di là di Moranduzzo, e se guardate la luce gli manca la parola, proprio la pastorella. Sempre più semplice, quello che mi ricorda l'infanzia, essendo figlio di contadini, quella natività piccolina che il nonno tirava fuori dalla scatola e metteva lì sotto, e questo è il presente che mi rappresenta e mi ricorda l'infanzia. Ci sono dei presepi che qua dentro vengono da ogni parte d'Italia anche attraverso delle donazioni, quindi non realizzate tutto voi. Questa meraviglia che abbiamo alle nostre spalle, ad esempio, da dove proviene? Possiamo questo dirlo? È uno dei pezzi, forse il pezzo più importante per me. Viene da Fano, da Roberto Giovagnoli, che diversi anni fa mi invitò a visitare questo presepe a casa sua. Siamo andati, ma non pensavo di immaginare di trovare una cosa così eccezionale. 3 anni di lavoro. E lui mi disse: Andrea, guarda, io vorrei tantissimo che il mio presepe fosse nella tua collezione, nella tua mostra. Questo qua è il magazzino alle spalle del museo, qui vediamo tutti i pezzi in miniatura che sono i particolari che vai a inserire in base alla grandezza, alla prospettiva, ci raccontavi. Questi ovviamente vengono realizzati nei mesi tra febbraio e maggio, perché poi parte il lavoro grosso delle strutture. Sì, la realizzazione da specchi, sedie, armadi, oppure ci sono anche le cere. Sono 34 anni che raccontavi, metti da parte anche dei piccoli pezzi in ogni singolo mercatino, ma come nasce questa tua passione? La mia passione è nata 8 anni nel santuario di San Nicola a Tolentino,
dove i miei genitori mi portarono lì a vedere questo presepe monumentale, e io rimasi folgorato da questo presepe, da questi movimenti. Proseguendo all'interno di questo magazzino, ci raccontavi che hai utilizzato anche del materiale di riciclo. Questa era una vetrina che mia nonna ci metteva i formaggi negli anni 50. E oggi? E oggi è un presepe. Per chi volesse visitare la mostra, inaugureremo l'8 dicembre fino al 30 gennaio. Siamo stati all'interno di un sogno. Venite a visitarlo anche voi.